sono quella che è stato l'esito dell'ispezione nel carcere di Avellino, e ora dovremmo essere pronti per il collegamento con Caserta. Facciamo lo switch, Salvatore, ti do un po' il cambio. Stai accanto a me. Perfetto, facciamo stai accanto switch. A me, facciamo switch. Forse devi fare una telefonata. Hai bisogno di farla, la fai dopo. No, la faccio anche dopo. Ok, allora SMS. Cambiamo l'auricolare, ci okay. Mettiamo così, facciamo al volo questo cambio prima di chiamare i compagni di Caserta. È al volo una parola. Di Napoli e di Salerno, che dovrebbero essere riuniti presso la sede radicale di Caserta, quindi proviamo subito ad effettuare il collegamento, vediamo se tutto va bene. Che sincronia. Allora, proviamo, sta suonando. Un attimo di pazienza. Ciao Roberto! Ecco, sentite? Luca, ci siete, ci sentite? Sì, sì, benissimo. Oh, vediamo subito Luca Bove, il segretario dell'associazione radicale di Caserta, Legalità e Trasparenza. Intravediamo Luigi Mazzotto sul fondo. Eccolo. Vediamo Roberto Granese, Dulcis in fondo, membro del Comitato Nazionale, ricordiamolo, di Radicali Italiani. Dulcis in fondo, Rodolfo Viviani, anche lui membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Per prima cosa fatemi dire, un attimo, innanzitutto vi facciamo vedere perché ancora non vi abbiamo messo in onda. Tutta la loro magnificenza. E tutta la vostra magnificenza. Salvatore, vieni più vicino così ti si vede anche a te. Ciao Roberto. Ciao, ciao, ecco, c'è anche Gianroberto. Ciao Gianroberto. Siete voi cinque, quindi. Luigi. Ciao Roberto. Sì, Luigi l'avevo già salutato. Ciao Luigi. L'avevo salutato anche Luigi. Bella camicia, bella camicia. Ragazzi, se migliorate... Ah no, perfetto, così l'inquadratura è perfetta, così si vedono tutti. Allora, fatemi dire in esordio una cosa importante. Dobbiamo ringraziare tutti voi per le belle immagini che c'è, e per il bel montaggio fatto da Roberto Granese, con il video che avete prodotto, con le interviste fatte all'esterno del carcere che avete visitato, ben 5 carceri visitati in questo fine settimana. Veramente delle belle interviste, un bellissimo video, un bellissimo montaggio fatto da Roberto Granese. Quindi le nostre trasmissioni oggi si sono aperte proprio con questo video, quindi complimenti a tutti voi, e questo è lo spirito giusto. Ora raccontateci un po' cosa... Prego. No, io ti ringrazio per insomma le parole che hai detto. In realtà il lavoro che abbiamo fatto è stato ancora più importante, perché sono stati anche fatti dei servizi fotografici di tutte le manifestazioni che sono state organizzate in questi giorni, e poi le carceri visitate sono di più, perché non sempre è stato possibile essere con la documentazione audiovisiva nei appuntamenti che ha organizzato l'associazione Casertana, però diciamo, e quindi insomma quello è l'estratto, le parti insomma che abbiamo ritenuto più importanti, anche con i mezzi che ci avevamo, potevamo seguire. Comunque già siamo contenti, siamo di nuovo staccati. No, posso continuare? Sì, siamo contenti anche che una foto scattata da noi poi sia uscita oggi nell'edizione nazionale dell'Unità. Ottimo, ottimo, veramente ottimo. Raccontateci un poco, magari, ecco, se qualcuno di voi fa una conduzione anche da lì da Caserta e fa alternare nella postazione varie persone, così ognuno prende la parte. Intanto aspettiamo anche un altro compagno, giusto? Chi deve arrivare anche? Sì, dovrebbe arrivare Donato Salzano dell'Associazione Provenza di Salerno. Lo aspettiamo e speriamo che venga presto. Perfetto. Prego. Sì, sì, dall'altro Donato stamattina ci ha fatto anche uno spot per la Web TV. Perché ho ascoltato il suo collegamento con Radio Radicale, nel quale appunto faceva una relazione rispetto all'importante lavoro che ha svolto lì a Salerno, e diceva pure che appunto stasera poi avremmo fatto un punto più regionale su tutta l'iniziativa del partito Ferragosto in carcere 2010 insieme, e quindi insomma noi lo aspettiamo, lo ringraziamo comunque per lo spot che ha fatto stamattina. Ora io mi sta bene l'ipotesi insomma che hai fatto, per cui io farei
dei veloci giri di tavolo, il primo insomma un poco più dettagliato su tutte le visite ispettive che sono state svolte, quindi tutto il lavoro che è stato fatto anche di organizzazione di militanti, di manifestazioni, perché non dimentichiamo che qui appunto comunque abbiamo Luca Bove, segretario dell'associazione Libertà e Legalità e Trasparenza, scusami, Legalità e Trasparenza di Caserta, e Luigi Mazzotta, segretario, co-segretario dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, e ci dovrebbe essere anche Donato Salzara dell'Associazione Maurizio Provenza di Salerno. Quindi insomma, tante visite fatte alle carceri, e adesso le iniziamo a raccontare, non so, Luigi, vogliamo partire con Luigi, che ci racconta un po' il lavoro fatto a Napoli. Ciao Luigi, come stai? Ti vedo in forma. Sì, sì, domani vado a fare un bagno però, perché veramente è stato un po' stancante. Va bene, comunque... Dopo i bagni penali, diciamo, il bagno al mare. Ecco. Una mezza giornata, dai, a mangiare un po' di pesce lì al ristorante. Ragazzi, si è abbassato un po' la bascula del computer, riusciamo a vedervi meglio. Ok, perfetto. Così un po' troppo perché tagliate la testa a Roberto. Che cos'è? Un wishful thinking? Non tagliate la testa a Roberto Granese, Porello, che è una nostra preziosissima risorsa. Non ghigliottiniamo. Dicevi, Luigi? Innanzitutto volevo chiedervi, voi avete visitato, allora, innanzitutto il carcere di Poggioreale di Napoli, giusto? Sì, il carcere di Poggioreale di Napoli è stato visitato dal presidente dell'Associazione della Grande Napoli, Antonio Musca, e da Jenny Romano, che è il co-segretario dell'Associazione. E loro sono stati accompagnatori del deputato dell'IDV Barbato, e quindi diciamo loro hanno avuto questo incontro che è durato in effetti molto poco. Doveva essere un incontro e una visita almeno insomma di un'ora e mezza, due ore, invece loro sono usciti proprio dopo una mezz'oretta in effetti. E, dopo diciamo questo incontro che c'è stato, noi abbiamo manifestato, insomma c'erano altri compagni con noi dell'Associazione della Grande Napoli, Foscolo, Tramontano, c'era anche Furgiuele, che era l'associazione degli accompagnatori, che è entrato anche dell'altra associazione, Ernesto Rossi, e quindi poi da lì noi ci siamo mossi e siamo andati al carcere di Pozzuoli, il carcere femminile, sempre con Barbato e con Furgiuele. Lì anche diciamo c'è stata una visita di oltre un'ora, e comunque diciamo che le dichiarazioni, diciamo, tra tutti i carceri che avete visitato, chi da voi direttamente, chi attraverso altri militanti e compagni, dove avete trovato la situazione più drammatica? Allora, sicuramente intanto il video che abbiamo trasmesso all'inizio di questa diretta riguardava le interviste fatte all'esterno delle carceri di Poggioreale, della casa circondariale sì. femminile di Pozzuoli, della casa circondariale sì. di Secondigliano, del carcere minorile di Nisida e dell'istituto penitenziario di Carinola in provincia di Caserta. Ecco, dov'è che avete trovato tra queste cinque, e poi diciamo dove altro siete andati, e dov'è che avete trovato la situazione più drammatica? Allora, diciamo, per quanto riguarda la situazione di Caserta, ne parlerà Luca Bove, che lui personalmente è entrato, diciamo, nel carcere. Nella situazione napoletana io non sono entrato a Poggioreale. Ti posso parlare della situazione di Secondigliano, con cui ho fatto una visita con Andrea Furgiuele, e siamo stati accompagnatori del senatore professor Luigi Compagna. Io ho parlato personalmente, diciamo, all'interno del carcere con una responsabile che ci ha accompagnato, una certa Leone Grazia. Lei mi ha raccontato un poco, diciamo, della situazione di questo carcere, che è un carcere nato da 20 anni, diciamo, non è un carcere vecchio con strutture, diciamo, fatiscenti. Visitando le celle, lei mi spiegava che queste sono celle
tutte diciamo a due posti. Ci sono soltanto due letti e possono entrare soltanto ed esclusivamente due detenuti. Quindi in effetti non, come dire, non si è intravista una situazione diciamo molto ma molto pesante dal punto di vista di sovraffollamento rispetto al carcere di Poggioreale, ad esempio Santa Maria Capua Vetere, credo, perché voi avete visitato anche Santa Maria. Quindi Secondigliano diciamo hanno creato una cooperativa, mi spiegava che ci ha fatto vedere tutte le balle di questa raccolta differenziata che sì, diciamo questi detenuti c'è un progetto ma questo progetto comune. Diciamo queste balle sono una cosa seria, non sono balle, palle, diciamo. C'erano il problema, aspetta, insomma, giusto velocemente su questa cosa, c'è un progetto del comune che ha tenuto anche un corso di formazione per 10 detenuti di Secondigliano che praticamente appunto poi c'è proprio una parte fisica di Secondigliano dove si fa lavorazione o si è progettato, non so se è avviato questo lavoro, Luigi. Sì, è già avviato questo lavoro di trasformazione diciamo dei rifiuti. Vabbè, sì. Comunque il problema di Secondigliano, il Secondigliano è una struttura di detenzione praticamente permanente, diciamo, per i condannati definitivamente, quindi ha delle problematiche, è un carcere che è stato sempre caratterizzato da un regime abbastanza duro e comunque anche quest'anno sono successi degli episodi strani che purtroppo sono una costante nella storia di Secondigliano. Ci sono state due morti a distanza di due giorni, tutte e due persone malate gravi, e quindi anche quest'anno purtroppo abbiamo dovuto insomma una serie di episodi accaduti al Secondigliano. Però quello che volevo dire è che insomma le visite, tranne quella appunto al Secondigliano, che comunque è un carcere anche fisicamente abbastanza grosso eccetera, sono state tutte molto brevi, diciamo, non hanno mai superato credo le due ore, quindi non c'è stato in tutti i casi la possibilità di andare a fondo nelle visite. Però comunque molti di questi carceri napoletani comunque c'è attenzione, perché le visite sono frequenti. Per esempio su Nisida è un carcere molto frequentato da tantissime personalità, non ultimi i calciatori del Napoli eccetera, quindi diciamo il dramma della città e l'inferno è Poggioreale. Ovviamente un carcere progettato per essere una struttura di persone in attesa di giudizio, la classica persona che viene arrestata anche per due giorni, tre giorni, per un mese, e il più diciamo è costretto a subire un annientamento vero e proprio in condizioni disumane, 18 persone in una camera, letti a cassello a quattro piani eccetera eccetera. Quindi il problema di Poggioreale, anche se la visita è stata breve eccetera, lo conosciamo benissimo. Comunque è una struttura che è al collasso e quindi va monitorata continuamente. Noi su questo ci impegniamo, ci siamo sempre impegnati. Noi ricordiamo che nell'ultimo anno Pannella è stato diverse volte a Poggioreale, quindi la gravità della cosa ci è stata segnalata stesso dal nostro leader. Io voglio essere veloce, fare intervenire Roberto Granese per questo primo giro, per completare un po', perché anche Roberto ha fatto parte della visita ispettiva a Secondigliano, che comunque è stata veramente una bella giornata, perché poi diciamo la presenza dell'onorevole Cosentino praticamente è stata poi una notizia che è uno dei motivi di interesse, delle curiosità della nostra stampa a livello nazionale. Quindi lui era ieri a Secondigliano, Roberto ci può raccontare anche le sue impressioni. Roberto, forse era la prima volta per te che andavi a effettuare una visita nelle carceri, giusto? Forse era la prima volta o mi sbaglio? Sì, non c'ero mai andato in un carcere. Qual è stata l'impressione nel sentire il rumore dei catenacci? È stata veramente una brutta impressione, mi sembra anche abbastanza normale, che è un luogo particolarmente felice, diciamo, soprattutto nel caso di Secondigliano, il classico luogo dove poi ci vai a passare 30 anni, l'ergastolo, tutte queste cose così, perché è carcere definitivo, cioè non si esce da Secondigliano, però le povere. E poi ci sono anche tutta un'altra serie di cose che ovviamente
nel vedere il carcere, a me non mi sembravano tanto, diciamo, nei livelli dell'umanità, tra parentesi, certo. Anche ovviamente facendo i paragoni con l'inferno dantesco, dove ci stanno 25 persone in 4 mesi, che sarebbe Poggio Reale, necessariamente l'impressione è differente, però comunque ci stanno, nella stanza dove siamo noi adesso corrisponde più o meno a 2 celle e mezzo di quelle, e in ognuna di quelle celle c'erano 2 persone che comunque avevano il loro braccio, che era il loro spazio di vita, e la zona cosiddetta dell'ora d'aria, che è un quadrato di cemento con un quadrato di cielo sopra e 4 quadrati di cemento attorno, che non è una cosa proprio umanissima dal mio punto di vista. Poi una cosa che rilevavo era anche la struttura, diciamo, pensata lì per dividere le persone. Infatti praticamente c'erano diverse zone di ore d'aria per diversi bracci. Ogni tipo di detenuto stava con i tipi di detenuti uguali a lui, tra parentesi, e poi questo è da vedere, e aveva il suo spazio, quindi praticamente il giorno si riproduce all'infinito senza, poi non ci si meraviglia del fatto che praticamente la gente si suicidi lì dentro, cioè, ma anche abbastanza normale, considerando poi che ci sta tutta la sezione per malattie mentali che necessariamente ha trovato là il punto, diciamo, forse peggiore dove stare, perché comunque sì, insomma, sono diversi tipi di patologie che vanno all'incontro e quindi generano ulteriore sofferenza, tra parentesi. Poi, vabbè, che altro? Niente. Siete stati, diciamo, avete avuto modo di parlare anche con qualche guardia carceraria, qualche agente di polizia penitenziaria? Assolutamente sì, ovviamente là ci sono 2 tipi di atteggiamenti base, ci sta quello che si rende conto, diciamo, del tipo di situazione, ti dice sì, noi abbiamo questo problema, quest'altro problema, comunque ci conviviamo, è la nostra vita, siamo contenti di vedervi, e poi ci sta anche quello lì che dice ma noi siamo il miglior carcere al mondo, cioè abbiamo dei standard elevatissimi, siamo a posto, non abbiamo nessun problema, perché siete venuti a fare. Si trova un po' di tutto, diciamo, è tutto legittimo, per carità. Poi sono gli occhi delle persone che valutano insieme ai numeri e alle carte, tra virgolette. Certo. Poi, che altro? No, io diciamo, Roberto, adesso passo la parola a Luca Bove, però volevo appunto, forse per alleggerire anche, anche se comunque sto parlando di una cosa drammatica, se fosse confermata diciamo nei fatti, io lavorando un po', cercando di recuperare un po' di informazioni, fare anche una rassegna stampa online di quello che poi aveva scaturito tutta la nostra iniziativa, ho trovato una storia allucinante, cioè, però non è su uno dei maggiori giornali, quindi non ho fatto riscontri e non la dico così, cioè si parlava della storia di una persona che improvvisamente si è travestita da donna e è andato fuori una scuola, per cui è stato rinchiuso al manicomio criminale di Secondigliano nell'OPC ed era ancora lì al termine della sua condanna, ormai è rimasto là dentro da tempo, se l'avevano dimenticato. Pazzesco. Non so se è uscito, buon insomma, film, com'è magari un noto film con Alberto Sordi, no? Il famoso detenuto. magari vi informerò, quindi insomma, poi ci racconterà anche appunto Luca Bove, al quale passo la parola, le storie dell'OPG di Aversa, che c'ha una storia. È una cosa molto interessante perché negli OPG, forse a parte i casi limite, purtroppo i casi drammatici come i carceri di Poggio Reale, che purtroppo non è l'unica realtà carceraria drammatica in Italia, però esiste un'altra realtà molto drammatica, che è quella degli OPG, che sono dei veri e propri lager, vero Luca?
Assolutamente sì, e anche per me questo è stato il primo Ferragosto in carcere, prima di visita in carcere. Incominciare con un OPG è stata un'esperienza molto toccante a livello umano. Incominciamo da un po' di dati. La capienza dell'OPG può contenere 175 pazienti, perché in quel caso si deve parlare di pazienti e non di detenuti. Venerdì 13 agosto conteneva 350, quindi è ampiamente superata la soglia di ospitalità della struttura. L'OPG di Aversa è una struttura immensa, dove ci sono tanti padiglioni abbandonati, dove diciamo che, come se ci colleghiamo al sito dell'OPG di Aversa, viene descritto come una struttura, un paradiso, dove vengono tornei di calcetto fra pazienti e operatori della struttura, corsi di ceramica, corsi di teatro, musicoterapia, e questo è stato confermato anche dagli addetti al lavoro della struttura. Nel momento in cui ho chiesto di parlare con un paziente che aveva partecipato a questi corsi, ciò non è stato possibile, non ci hanno detto un no chiaro, ma perdevano tempo, e poi nel momento in cui ho ricordato quella richiesta, il deputato che ci ha accompagnato in quella struttura, che era Stefano Graziano, andava di fretta e quindi siamo andati via. Bisognerà ritornare, Luca? Bisogna ritornare assolutamente, magari con la presenza di un deputato radicale in questo caso, e stare lì magari anche più di una giornata, perché vedere e analizzare la struttura dell'OPG in 4 ore, come abbiamo fatto venerdì, è molto poco sufficiente. Cioè non riusciamo a capire le esigenze dei pazienti, ma anche le esigenze comunque del personale, che comunque la mancanza di fondi è un problema grave di queste strutture. Oltre a ricordare la presenza di questi corsi un po' fantasmi, comunque non abbiamo avuto la conferma, è un piccolo particolare: il psichiatra che ci ha guidato nella struttura ci ha fatto vedere un piccolo campo di calcio, dove secondo lui si svolgevano tornei di calcetto fino allo scorso giugno. 2 giorni fa, quindi 13 agosto, a me l'erba del campetto mi arrivava fino alle ginocchia. Non credo che l'erba sia cresciuta così tanto in pochi mesi. Comunque, no, ma è veramente, cioè, si sfiora il ridicolo, perché poi questo voler far apparire strutture che oggettivamente sono dei lager, perché solo i numeri dicono che sono dei lager, perché è impossibile essere in più, eccetera. Non solo i numeri, diciamo, dei pazienti ospitati dall'OPG, ma anche i centimetri della lunghezza dell'erba del campo di calcetto. Insomma, certo. Roberto, scusami, guarda, io voglio dire questo. Adesso lui sta per raccontare un episodio, ci sta raccontando parecchi episodi sul quale fa delle verifiche, ma io voglio interromperlo un attimo per leggere questa frase che pochi giorni fa, del 21 luglio di quest'anno, il direttore Adolfo Ferrara dell'OPG di Aversa, intervistato appunto sui problemi di queste strutture, diceva, anche perché all'OPG di Aversa ci sono suicidi, ci sono casi di violenza, eccetera, togliersi la vita diventa un lucido atto di rivolta, un gesto per sfuggire a una situazione di disperazione e a un luogo spesso di solitudine e privo di speranze. E poi vediamo il medico dell'OPG che ci dice. Che ci racconta. Vabbè, che io ci dice questo medico, Luca? Io gli ho ricordato la morte di un paziente avvenuta pochi mesi fa, e voleva avere delle informazioni su questa morte, come era avvenuta. I giornali hanno riportato che la morte era avvenuta per rigurgito. A 40 anni è un po' difficile che una persona muore per rigurgito. Il medico non ricordava l'avvenimento, non ricordava il paziente, diceva no, io non ne so nulla, e lavoravo in quella struttura da 20 anni, cioè è assurdo, o ne muoiono uno al giorno, oppure non era attento alle esigenze dei pazienti della sua struttura. Che altro ricordare? Che in quella struttura a un certo punto si avvicina un paziente, un ex carabiniere, chiede aiuto a noi, al deputato che ci accompagnava, dicendo qui mi vogliono ammazzare. Ovviamente la cosa è passata in secondo piano, sempre tramite il psichiatra, dicendo vabbè, è pazzo, si trova in manicomio. Certo. Vai poi a studiare e a vedere la realtà vera. Quindi
Vabbè, comunque, allora è così. Io penso viene che... in mente un famoso film di Totò, Il medico dei pazzi. Il medico dei pazzi, assolutamente. E poi voglio ricordare magari un vero pazzo del medico. Sì. Che abbiamo avuto anche modo di visitare le camere della polizia penitenziaria ed erano uno specchio quelle camere, erano pulitissime con ventilatori in ogni stanza. E le celle dei pazienti purtroppo non erano così, erano sporche, polvere dovunque, escrementi, animali o umani, non lo so, la puzza assurda che c'era in quella struttura. E appunto l'OPG è una situazione, l'OPG di Aversa la tiene sotto controllo e magari anche insieme a Rodolfo, insieme ai compagni di tutta la Campania, organizzare una nuova visita con un deputato radicale in quella struttura. Ricordiamo che poi abbiamo visitato anche un altro carcere, altri due in realtà, uno di Santa Maria Capovetre e poi c'è Roberto Zampella. Sì, ora passiamo alla parola a lui. No, volevo appunto ricordare invece la realtà di un altro carcere, quello di Carinola. E qui la situazione a livello igienico e di capienza è relativamente tranquilla, ma abbiamo riscontrato un altro problema. In questa struttura sono ospitati soprattutto ergastolani e ex 41 bis. Queste persone avevano, la loro difficoltà era quella di rapportarsi con l'esterno, col mondo esterno. Ad alcuni di loro è data la possibilità di iscriversi all'università, ma possono studiare solo poche ore al giorno, due, massimo tre. E non gli è data la possibilità di usare un computer, quindi si dà a questa persona la possibilità di studiare, o meno, di iscriversi all'università, ma poi di non farlo realmente e seriamente. Tra l'altro sono loro che hanno acquistato i computer, giusto Luca? Hanno, loro hanno acquistato il computer, loro non lo possono usare il computer, è assurdo. Ricordo due casi, un caso dove un padre che era in carcere ormai da 20 anni, e non vedeva più il figlio da 10 anni, perché anche il figlio è in carcere, e quindi aveva proprio questo desiderio, questo bisogno di vedere il proprio figlio. Un'altra persona invece ci diceva, sì, in Italia non esiste la pena di morte, ma l'ergastolo che aveva e la possibilità di non rapportarsi con l'esterno era una pena di morte. Lui ha detto, io che esco a fare? La mia famiglia... La tortura, no? La tortura democratica, come ben diceva a proposito dell'articolo 41 bis, il libro scritto da Sergio D'Elia e da Maurizio Turco, lo vogliamo ricordare, riferito al 41 bis, che è una tortura democratica. Quel bellissimo libro di 8 anni fa, se non mi sbaglio, giusto Salvatore? Sì. Quindi, e non solo quello, ma purtroppo la tortura democratica non è solo quella, ma è anche quella che si consuma ogni giorno in realtà, come quelle dell'OPG che ci hai descritto, o come quelle del carcere di Carinola o di Poggio Reale o di San Vittore, o nella maggior parte dei carceri italiani purtroppo. Roberto, prima di passare la parola a Gianroberto, ti volevo ricordare cosa ha detto questo detenuto. Io che esco a fare? La mia famiglia non mi conosce più, mi conoscono la polizia che è in questa struttura, mi conosce il direttore, non ho più bisogno di uscire. Una persona che pensa questa credo che abbia molte difficoltà a svegliarsi la mattina e incominciare una giornata che è sempre uguale alla stessa. Passo la parola a Gianroberto. Grazie di queste testimonianze toccanti. Ciao Gianroberto. Ciao Roberto. Cosa ci allora, della visita al carcere di Santa Maria Capovetere, che è stato costruito nel 96, ma da allora non ha l'allacciamento alla rete idrica comunale, e quindi devono utilizzare dei pozzi solo 3 ore al giorno. E prova a immaginare tu in estate 3 ore al giorno. Quindi le docce sono impossibili di fatto. Sì, praticamente sì, si fa la fila 3 volte a settimana e chi arriva in ritardo con l'acqua fredda oppure non si fa proprio la doccia. E quelle le celle di Santa Maria Capovetere contengono anche 8 detenuti in nemmeno 20... Sei un po' più distante dalla webcam, perfetto. Nemmeno, quindi il sovraffollamento è veramente drammatico. E vediamo che poi il problema dell'acqua si fa sentire in maniera, soprattutto qui in estate, è davvero terribile. Vediamo che anche il trattamento dei parenti che aspettano fuori all'entrata del carcere non è dei migliori, perché sotto al sole decine di persone fatte entrare 5 alla volta e una... di queste persone, una signora che ha il marito lì in
nel carcere, ha detto che durante nella sala d'aspetto c'erano anche dei topi e le guardie carcerarie avevano scherzato dicendo no no, ma non si preoccupi, li abbiamo cresciuti noi, sono bravi topi. Aspettavano cioè... anche loro, diciamo. Veramente pazzesco, cioè in questo sì. caso sapete che mi viene in mente l'immagine del clown, no? Che in realtà è un'immagine estremamente triste, in realtà queste risate, cioè per evitare di piangere, questo paese che utilizza i carceri per le carceri per torturare le persone. Sì. E poi siamo andati anche nel braccio femminile, dove abbiamo visto che le donne, c'è cioè una donna in particolare che era stata col mal di schiena, ha dovuto aspettare una settimana che arrivasse il medicinale, quindi è andata avanti ad Aulin che le prestavano le sue amiche carcerate, perché nella farmacia del carcere non era possibile nemmeno prendere l'Aulin, quindi renditi conto di che, ed erano solo in 5 in una cella che poteva contenere 8 o 10 donne, e vediamo che da settembre-ottobre non si è capito bene per quale motivo comincia a aumentare la popolazione carceraria, forse perché, come ha detto il consigliere regionale Barbirotti, tornano i giudici dal mare e cominciano a applicare tutte le sentenze che c'hanno, le scartoffie di sentenze che c'hanno sulla scrivania. Perché vabbè, non si spiega altrimenti. Si tratta di un sistema giustizia italiana, funziona così. Giustizia italiana che è il riflesso della partitocrazia che ormai da 60 anni la peste italiana che devasta questo paese. In effetti, come ha già ricordato Salvatore, il livello di Sì. A Ferragosto una volta si diceva che parlava soltanto il ministro degli interni e Pannella, ora parla anche la figura di Cale. Non perdiamo questa abitudine. Vaso di coccio fra vasi di ferro. No, non perdiamo questa abitudine. La situazione carceraria, noi avremmo dovuto fare oggi un collegamento con Riccardo Arena che si trova in Sardegna, con il quale abbiamo stabilito i contatti, ricordiamo il giornalista, avvocato, giornalista, diciamo della bellissima rubrica di Radio Radicale che è Radio Carcere. Purtroppo non siamo, e così come lo dovevamo fare con Rita Bernardini, ovviamente era possibile solo telefonicamente, ma non siamo ancora attrezzati tecnicamente per fare collegamenti telefonici, purtroppo. Ma veramente ascoltare la rubrica di Riccardo Arena, Radio Carcere, penso che farebbe bene a molti dei politici italiani, perché veramente vengono i brividi, così come mi sono venuti ora ad ascoltare le storie che ci avete raccontato, ad ascoltare le storie che racconta Riccardo Arena leggendo le lettere dei detenuti. E veramente certo, io mi chiedo... Se quello è un momento drammatico, anche per tanti. Se anche a voi è capitato di leggere negli occhi delle persone che avete incontrato, dei detenuti e delle detenute che avete incontrato, comunque ancora la speranza, perché nonostante tutto queste persone, nonostante siano umiliate, bistrattate, torturate, vi è comunque la speranza di legalità, la legalità tradita da questo paese. Avete anche voi avuto questo effetto, infatti Pannella l'ha sottolineata anche una cosa simile, dicendo che comunque nella comunità carceraria un dato riscontrabile era il fatto che avessero ormai detenuti perseguito la stragrande maggioranza la scelta della non violenza, e quindi questi due dati, quello della speranza e quello della non violenza, sono due dati importanti. Non so se anche a voi è capitato di leggere negli occhi di queste persone, nelle parole, appunto un'aspettativa di vita migliore. Sì, ma infatti molti detenuti ci hanno detto che sentivano anche loro Radio Carcere e non se la sentivano di fare atti di violenza, perché poi le punizioni nei loro confronti sarebbero state anche, diciamo, gravi. L'hanno detto a mezze parole questo, perché dietro, a fianco a noi, c'erano i direttori dei carceri e le guardie carcerarie, però ce l'hanno fatto capire, e che diciamo la loro speranza risiede proprio nei parlamentari radicali. Infatti alcuni di loro ci hanno parlato di Sergio D'Elia e delle delegazioni radicali che poi sono passate anche l'anno scorso,
e hanno chiesto aiuto lì e comprensione, perché hanno detto molti di loro che venga rispettata la Costituzione e che non vengano puniti 2, 3, 4 volte di più rispetto alla punizione che, l'hanno detto loro stessi, si meritano, ma non si deve andare oltre quello che è stato sentenziato dal giudice. Certo. Ecco, volevo siamo appunto adesso c'è insomma ancora tanto altro da raccontare. Rispetto a quello che la domanda che tu hai fatto, io posso raccontare velocemente dei volti che abbiamo incontrato fuori al carcere di Poggio Reale. Lì siamo arrivati appunto come da indicazioni che ci avevano dato per la conferenza stampa che si doveva tenere, abbiamo trovato lì dei parenti di detenuti, erano 3 persone che sono anche nelle foto che abbiamo fatto, insomma, che possiamo vedere su Facebook al mio indirizzo, diciamo, però questo è un servizio che poi caricherò sulla web TV appena tecnicamente questo sarà più agevole. Insomma, volevo dire, queste persone ci hanno abbracciato, sono venute a farsi le foto insieme a noi, hanno voluto farsi le foto insieme a noi con la bandiera radicale dietro, e praticamente per segnalarci che cosa? Che il problema della fila per i colloqui di Poggio Reale. Questa è una cosa che dovremmo fare anche una produzione per la web TV. Poggio Reale, ci sono le file dalle 4 del mattino fuori, i parenti di persone incensurate che la prima volta vanno a Poggio Reale, magari per 2 giorni, 3 giorni, e persone, e i parenti dei criminali più incalliti, cioè uniti sotto al sole in file di ore, c'è una miscela, insomma, questa roba andrà a seguire. Comunque, velocemente, adesso io vorrei proporre, vorrei capire come andiamo avanti. C'è ancora tanto da raccontare, che sono le visite alle altre carceri di cui non abbiamo parlato, il femminile di Pozzuoli, Nisida, abbiamo solo toccato velocemente. Partiamo da Nisida. Poi aspetta, per capire anche un po' i tempi, eccetera. Poi è stato fatto anche un lavoro. Abbiamo tutto il tempo che volete, ragazzi, abbiamo ancora 20 minuti, quindi non c'è problema. No, 20 minuti, ma anche mezz'ora ce la possiamo prendere, perché comunque sono tante cose da raccontare. Volevo sapere pure più o meno se potevamo anche poi, dopo aver raccontato le iniziative, poter fare anche un punto della situazione su sviluppi, ma soprattutto anche sull'iniziativa complessiva, il lavoro, cioè diciamo un po' di commento politico su questo. Se invece c'è tempo soltanto per raccontare insomma come è andata la visita ispettiva, e poi magari rimanderemo un'altra trasmissione questo tipo di considerazioni, dimmi tu. E allora va bene, allora abbiamo tutto il tempo che volete, ragazzi, quindi andiamo avanti. Allora abbiamo più o meno 5 minuti a testa. Allora adesso raccontiamo di nuovo le carceri napoletane, non di cui ancora non abbiamo parlato, con Luigi Mazzotta, e praticamente insomma Luigi, se vieni qua, siediti con noi. Praticamente su Poggio Reale, quindi abbiamo detto che situazione al collasso, monitorata, e come per l'OPCD Aversa insieme a Luca Bove. Ora un po' secondo gli anni l'hai raccontata, se c'hai qualche altra cosa veloce da dire, perché il tempo è poco, e poi possiamo parlare di la manifestazione che abbiamo organizzato sotto il calcio femminile di Pozzuoli. Anche sì, lì c'è una documentazione del video, e poi anche in Isida velocemente, insomma, e poi passiamo al giro di considerazioni generali che vogliamo fare. Vabbè, diciamo che io non sono entrato personalmente nelle due carceri, noi siamo stati, diciamo, lì fuori, abbiamo sostenuto questa iniziativa. C'erano i cartelli che sono andati nelle televisioni, nelle Rai. Abbiamo visto. Questa è la domanda successiva che volevo farvi. Qual è stato il rischio? Comunque, prima volevo sentire Luigi, dopo vi faccio questa domanda. Sì, sì. Allora, io volevo dire, per quanto riguarda questa emergenza delle carceri, che questa iniziativa che noi abbiamo sostenuto e che hanno visto coinvolto un bel numero di parlamentari, sicuramente dovrà poi andare avanti. Andare avanti significa che queste visite dovranno continuare a essere effettuate
e sicuramente dovremmo fare un lavoro di produzione su tutti sul questionario, che ci viene diciamo messo a disposizione per avere tutte queste notizie che riguardano la situazione, diciamo, dell'emergenza, perché lì ci sono tossicodipendenti, lì ci sono persone che prendono metadone, insomma ci sono strutture, le ASL non è che sono presenti lì e mettono in condizione una persona ammalata, ci sono problemi di psichiatria, sono indifferenti. Quindi con questo voglio dire che sicuramente è un'iniziativa che ha dato uno slancio a un problema di una giustizia che non esiste in Italia. Cioè, dagli ultimi dati sulla media europea noi abbiamo riscontrato che in Europa c'è il 97% di sovraffollamento, mentre invece in Italia siamo al 157%. Siamo stati bravi. Bisognerebbe ricordarlo ad Americano, il quale in chat scrive questo, scusa se ti interrompo, ma è una cosa che mi sento di dover dire. Scrive sì. Americano, perché portate ad esempio Radio Carcere? Ieri Arena ha intervistato, dandogli credibilità, e certo perché agli ex detenuti non si può dare credibilità secondo Americano, un detenuto di Petrusa, provincia di Agrigento, il quale ha affermato di aver vissuto con altri due detenuti in una cella di metri 3x2 e che in quella cella c'era un letto a castello, un tavolo, tre sedie e comodini, una TV d'angolo, una turca con lavabo, il tutto in 6 metri quadri. Non sembra anche a voi che Riccardo Arena conduca una trasmissione senza credibilità? Io credo, Americano, che a questo punto senza credibilità, per dircela scherzandolo con una battuta, sia quello che tu scrivi, perché purtroppo, se evidentemente non sei un fedele ascoltatore di Radio Carcere, ti assicuro che ci sono situazioni assolutamente analoghe a quella appena da te descritta. Quindi prova ad ascoltare con maggiore attenzione questa trasmissione e vedrai che quella testimonianza di quel detenuto non era la sola. Potete confermarlo, ragazzi, che avete visto per esempio a Poggio Reale situazioni analoghe, celle di 2 metri per 3 con letti a castello, una turca e basta? E quelle altre cose? Guarda, diciamo, qui non c'è nessuno, io sono costretto a dire che purtroppo non siamo entrati, per quanto mi riguarda, io sono abolizionista per il carcere, quindi ho proprio una forma di personale che non riesco a visitare i detenuti, perché soffro molto questa condizione proprio psicologica, non riuscire a fare un buon lavoro, quindi preferisco sempre stare nell'organizzazione di queste cose. Purtroppo diciamo, anche l'anno scorso c'è stato Pannella, la Bernardini, insomma, Poggio Reale l'ho visto sempre raccontato, la trasmissione di Arena è fondamentale, ci dà delle notizie, però voglio dire, se saranno 3 metri per 2, 3 metri per 3, conta pochissimo. Quello che sappiamo, per esempio, è che le cose che ci racconta Arena, quando ci racconta di una persona che è caduta dal letto a castello del quarto piano, quelle cose sono vere. Cioè, e non è possibile ascoltare in Italia soltanto da Radio Carcere che c'è gente soltanto che oggi cade dal quarto piano di un letto a castello in un ospedale dove magari lui è stato preso a Poggio Reale, quindi sicuramente al 50% è innocente e muore nella notte per mente dorme. Queste sono cose, quindi Americano, informiamoci Americano, chiaramente, possiamo anche contestare poi le fonti, però comunque continuiamo a informarci. Rodolfo, scusa un attimo, entrare in polemica sì. Non è il caso, però non è il caso con Americano, che comunque è simpatico, è un nostro fedele diciamo ascoltatore, web spettatore, però veramente Americano, visto che parti sempre dai dati, non quelli scritti ma quelli reali, e cioè dalle condanne subite dal nostro paese per le condizioni carcerarie, cioè corti penali internazionali hanno condannato, cioè esistono condanne rivolte al nostro paese per la situazione delle nostre carceri, quindi io ti invito ad ascoltare con maggiore attenzione e con maggiore costanza la trasmissione di Riccardo Arena su Radio Radicale, che viene in onda ogni martedì, ricordiamolo,
perché probabilmente le fonti delle tue informazioni devono essere ampliate. Non voglio dire che debbano essere cambiate, ma debbono essere ampliate. Ti assicuro, ce ne fossero in Italia di trasmissioni non solo in una nicchia qual è Radio Radicale, ma sulle emittenti magari televisive come Radio Carcere. È veramente una trasmissione fatta molto bene, e soprattutto perché la parola è data ai detenuti e agli ex detenuti. Allora, ok, vabbè, comunque siamo contenti sempre che del dibattito con i nostri spettatori e di rispondere a qualsiasi tipo di obiezioni, perché questo è lo spirito della Web TV. Allora, diciamo quindi che siamo noi dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, abbiamo, perché sennò questo mettiamo di dirlo, diciamo siamo entrati in azione con un blitz preparato, però diciamo che di un lavoro che oggi è il quinto giorno consecutivo, giorno e notte, e praticamente ci ha dato una grossa mano per recuperare informazioni Andrea Furgiuele. Noi ci siamo uniti spesso alle iniziative che conduceva, e quindi insomma è stato lavorare con lui per noi è stato un piacere, e quindi è diciamo per il lato della possibilità di accompagnare la visita ispettiva, perché anche sarebbe stato importante anche che ci fosse stato Salzano, perché poteva raccontare anche il lavoro che lui ha fatto per recuperare, diciamo, per avere la possibilità di entrare nelle carceri. Comunque, su questo tipo di lavoro noi appunto abbiamo la collaborazione di Andrea Furgiuele, e mentre in realtà comunque abbiamo organizzato poi sempre manifestazioni che si tenevano in contemporanea alle visite nelle strutture dove appunto c'era il parlamentare o il consigliere regionale dove entrava, e lì appunto abbiamo esposto dei cartelli che raccontavano le motivazioni dell'associazione anche alle telecamere, alla stampa, comunque ai cittadini che passavano di là. Quindi insomma questo lavoro è stato organizzato da Luigi in collaborazione con diversi militanti dell'associazione della Grande Napoli, e c'è stata pure un'iniziativa importante che Luigi vuole raccontare rispetto a l'arcivescovo di Napoli. Sì, perché noi quando abbiamo deciso di incontrarci, abbiamo preparato questa tre giorni nelle carceri, ci è nata l'idea dalla dichiarazione di Pannella fatta riguardo, diciamo, la lettera mandata al cardinale Bagnasco e a Bari, no? E io personalmente, diciamo, la mattina successiva alle 10 insieme a Granese ci siamo presentati all'arcivescovado e abbiamo consegnato questa lettera, invitando l'intervento, il sostegno a questi detenuti, insomma, a queste famiglie che ormai sono disperate e che probabilmente, voglio dire, avranno perso anche la speranza. Quindi vogliamo sperare che ci sia ancora speranza, e quindi auguriamoci che ci sia almeno, diciamo, un piccolo un piccolo colpo per cercare di aiutare queste famiglie. Questo è quello che volevo dire. Che una credo domanda che vi voglio fare, ragazzi, invece, per quanto riguarda l'informazione, qual è stato? Noi abbiamo riscontrato nei collegamenti che abbiamo fatto nel corso di tutto il pomeriggio una notevole differenza tra l'impatto, diciamo, che questo evento ha avuto sull'informazione locale, e in questo senso è stato sicuramente positivo, ce l'hanno confermato i compagni marchigiani Matteo Mainardi, compagno calabrese Marco Marchese e anche, diciamo, altri compagni. Invece il dato che è emerso costante è stata la quasi indifferenza dei media nazionali. Questa analisi la potete confermare anche voi dalla campagna? Certo, cioè no, allora su questo ci facciamo un bel giro veloce di tavolo, perché magari in ogni provincia le cose sono andate diversamente. Quindi allora Luca Bove ci dice com'è andata a Caserta e poi... Certo, com'è andato a livello di stampa? È andato relativamente bene, ma con un notevole sforzo, cioè
per uscire su due giornali, magari forse i principali della provincia di Caserta, e parlo del Mattino e della Gazzetta di Caserta, abbiamo dovuto fare un lavoro di pressione asfissiante verso i giornalisti. Magari alcuni di loro sono stati anche disponibili. Voglio ricordare la giornalista che è stata con noi, per esempio, domenica scorsa, nella diretta che abbiamo fatto sull'anagrafe pubblica degli eletti, Cristina La Farina, che mi ha aspettato fino alle 21:30, e io gli ho mandato un comunicato stampa con delle foto, e lei è stata molto gentile a farlo pubblicare. La stessa cosa è venuta con il Mattino. Poi c'è stata un po' di confusione per gli altri mezzi. Ferragosto in carcere, ho letto da qualche parte, era diventata un'iniziativa promossa dai radicali e dal PD, cosa che non è assolutamente vera, promossa dai radicali italiani. In alcuni casi non è stato detto neanche radicali italiani, ma Ferragosto in carcere organizzato da varie associazioni. Vabbè, quello tocca a noi, secondo me, tocca a noi nei prossimi anni di marcare e sottolineare l'attenzione dei radicali italiani sul tema carcere. Quando noi radicali italiani parliamo del tema carcere, non è che parliamo solo dei diritti dei carcerati, dei detenuti, ma esponenti nazionali radicali hanno ricordato diverse volte. Parliamo dei carceri come comunità delle... come comunità dei carceri, quindi parliamo dei detenuti, della polizia, dei medici psichiatri che lavorano in quelle strutture, che magari sono anche pagati molto poco, e alcuni di loro, magari forse purtroppo la minoranza, svolgono un lavoro molto importante. E quindi bisogna dire questo: quando noi radicali parliamo dei diritti dei carcerati, parliamo di giustizia, del problema della giustizia in Italia, dove magari una persona, un ragazzo che viene preso, sorpreso con pochi grammi di hashish, deve passare mesi e mesi in un carcere insieme magari a persone dei criminali veri e propri. Basti pensare alla figura di Cutolo, no? Cutolo, che entrò... che il 40% delle persone detenute in Italia è dentro per motivi, per condanne legate al proibizionismo. 40%. È assurdo, poi ricordare anche perché poi ci sono quelli che vi sono dentro per ragioni indirettamente, comunque sempre legati a reati connessi al consumo di droga, allo spaccio di droga. Sì, poi mi volevo riallacciare alla domanda fatta in chat. Tocca a noi fare una visione, controllo sulla struttura dei carceri, perché ciò che viene dall'esterno è sempre e sarà sempre purtroppo un piccolo caso. Quando un detenuto muore in carcere, quella è una goccia nell'oceano quando arriva l'opinione pubblica. Ne muoiono, secondo me, migliaia, decine a giorno nelle strutture in Italia. E va a noi fare quel lavoro di visione, di sopravvisione delle carceri. Tocca a noi organizzare delle visite in carcere, ma una volta al mese, in vari carceri, magari partendo da quella dove c'è la situazione più critica. Ricordiamo poi che esistono anche altre associazioni che si occupano di questo. Io ho avuto la fortuna in passato, nei scorsi mesi, di collaborare, di sentirmi con dell'Aquila, che è responsabile campano dell'associazione Antigone, che svolge un lavoro egregio per quanto riguarda le carceri, ma hanno una difficoltà, non riescono a fare le visite. E quindi come si fa a fare un lavoro serio di controllo dei diritti dei detenuti se non è più possibile fare le visite? Quindi tocca a noi fare pressione sui vari deputati e vari consiglieri regionali affinché le visite si svolgono in maniera regolare e sistematica, magari un mese, una settimana, ma più visite facciamo nelle carceri meglio è per i detenuti e per la giustizia italiana. Sono d'accordo assolutamente con le parole di Luca. Guarda, io adesso vi voglio presentare Francesco Tramontano, che è il solito, il nostro presidente, io lo chiamo così perché grazie alle sue, la sua attenzione rispetto alla militanza radicale, il gruppo nostro, di Luigi, insomma, che è riuscito a continuare con una certa costanza l'attività militante, ci ha sempre incoraggiato, e quindi per noi questo è molto importante. Sì, aspetta, prima di darti la parola, io lo vorrei presentare perché
in ogni associazione, in ogni gruppo è importante che ognuno faccia un lavoro per tutti gli altri insieme agli altri. Francesco praticamente è il nostro centro d'ascolto sui media tradizionali, è un grande settore di giornali e di TV generalista, nonché TV locale, quindi lui adesso ci racconterà un po' quello che è uscito sui giornali. Fagli vedere la mazzetta, questa è solo quella di oggi, eccetera. Grande Francesco, bravissimo. Allora, e la domanda a questo punto, Francesco, ripeto la domanda che ho fatto prima, come è andata, diciamo, a livello di informazione? È stata passata un'informazione corretta in primo luogo, e in secondo luogo c'è una differenza tra i media locali e i media nazionali? Sì, è passata correttamente l'informazione su televisione private e di quella lì di Stato. Dice sì, televisioni, quali televisioni sì, locali? Sul canale 21 è uscito oggi con un'intervista su Sarzana e sulle carceri. E sul Telewoman siamo usciti noi fuori a carcere di Poggio Reale. In un servizio, sì, un servizio. Su questa iniziativa. Sì, questa iniziativa. Ma come ti sei sembrato questi servizi? Che impressione, insomma, sì, giornalisticamente? Sono andata abbastanza bene. Pensi, hai un buon giudizio. Comunque, insomma, la copertura è stata diffusa, perché poi abbiamo... C'è anche Mediaset che ci dice, ma quello che sarà, non è che poi la televisione... No, la RAI, scusate, la RAI, Mediaset è una edizione. Noi abbiamo titolato... Abbiamo la RAI, RAI regionale. Su TG3 Campania è uscito qualcosa ieri molto tardi. Il lavoro sulla RAI regione l'ha seguito soprattutto Riccardo Custuti, che era molto stanco perché questa settimana veramente ci ha dato una grande mano col lavoro, e anche lo sta ancora facendo, fino a stamattina ha lavorato, perché ci renderà possibile monitorare anche quello che è uscito oggi. Ieri sera, insomma, tutte le edizioni, le varie edizioni di TG3, insomma, la prima edizione del TG3 che ha parlato dell'iniziativa e ha fatto un buon servizio con un buon lancio, nel quale eravamo inquadrati appunto quelli dell'Associazione per la Grande Napoli, soprattutto con i cartelli, con appunto anche l'indirizzo del sito dei Radicali Italiani. Quindi, insomma, l'iniziativa è stata un'iniziativa radicale nelle immagini, perché invece il parlato parlava di questa iniziativa promossa da varie forze politiche. Non si è mai fatto il nome di Radicali Italiani nel servizio del TG3, quindi abbiamo chiesto comunque una rettifica, e poi comunque stiamo monitorando le altre edizioni, troverete tutte le informazioni sul sito www.lagrandenapoli.org, e quindi questa è una cosa sul TG3. Per i giornali locali, più o meno tutte le edizioni, Repubblica, sì, c'era un articolo Metropolis, Roma, tutti i giornali hanno fatto più o meno un servizio su questa iniziativa. Ovviamente, diciamo, quindi è importante che l'attenzione sulle carceri, almeno a Ferragosto, continui a esserci. Poi a volte l'articolo non è soddisfacente o incompleto, comunque possiamo dire che la diffusione c'è stata. Poi li leggeremo meglio, perché quando sei impegnato a stare per strada, a fare il portabandiera, scrivere cartelli, chiamare i compagni, fare le interviste, registrare, eccetera, eccetera, sei impegnato. Francesco, raccontaci l'aneddoto di Secondigliano di ieri su che è successo mentre portavi la bandiera. Sì, se allora il compagno mi si è preso la bandiera, l'ha dovuto mantenere lui, la bandiera. Cioè, il senatore compagno era felice di farsi fotografare mentre leggeva la bandiera radicale come sfondo della web TV. L'abbiamo fotografato, anche qui c'è documentazione, e poi ci ha raccontato allegramente di quando lo chiama Sergio Stanzani per chiedergli 200 euro per il partito Stanzani. Ha detto, Sergio, mi chiamo ogni anno, dice, ricordo di quella, come era bella tua madre, e io già avevo capito che gli devo versare altri 200 euro. Mentre teneva la bandiera. Ragazzi, sono 58 minuti che siamo collegati, tra 3 minuti sì. Dobbiamo chiudere. No, dobbiamo chiudere. Ho chiesto un giro veloce per chi diciamo, ha parlato poco. Roberto, volevo dire un'altra cosa, sì. Che alla chiusura... quando finirà questo collegamento, lo dico anche per chi ci sta seguendo, però volevo leggervi, perché è arrivata un'altra domanda dalla chat da parte di Claudio Scaldaferri, quindi magari ve la leggo e poi con un giro veloce rispondete.
cosa chiede Claudio Scaldaferri, cosa pensate anche il rapporto ai due anni durissimi di battaglia non violenta per la commissione di vigilanza, di esplicitare l'attenzione della stampa locale positivissima, ma nella assenza della continuità che è stata ed è struttura del regime? Bella domanda, ma non l'ho capita. No, vabbè, cioè, in sostanza... Allora, sì, è un po' complessa l'articolazione della domanda. In pratica Claudio ci chiede di esplicitare l'attenzione che è stata data dalla stampa locale, la ritiene positivissima, ma nell'assenza della continuità che è stata ed è struttura del regime. Quindi praticamente dice l'attenzione della stampa in questa occasione è stata positivissima. Ho capito. Della stampa, cioè, locale, come però, ho capito. Esplicitare anche il fatto che la stampa locale sentiamo, se ho capito bene, e alla fine c'è un'assenza di continuità, cioè solo in presenza di questo evento eccezionale, che poi per noi radicali non è eccezionale, lo sappiamo bene, perché durante tutto l'anno, non solo durante Ferragosto, i deputati radicali effettuano Rita Bernardinis in primis, ma voglio ricordare Sergio D'Elia, Maurizio Turco, tutti i deputati radicali, Elisabetta Zamparuzzi, Maria Antonietta Farina Coscioni, Marco Beltrani, tutti i deputati, adesso ne ho dimenticato qualcuno sicuramente, quindi comunque tutti i deputati e senatori radicali effettuano visite nelle carceri. Dice Claudio Scaldaferri, in questo caso l'attenzione della stampa locale è stata positivissima, ma se l'analizziamo, diciamo, la continuità, non c'è continuità, e quindi anche la stampa locale deve essere considerata come struttura del regime sostanzialmente. Cosa ne pensate di questo? Cioè, siete d'accordo con questa affermazione? Cioè, in pratica, rispetto io sì, assolutamente, territorio porto avanti. Roberto, scusami, sono Luca Bode, forse non vengo in camma. Su questa cosa volevo dire una cosa, che la visibilità che abbiamo avuto sulla stampa locale, che è stata, come ho detto prima, abbastanza buona, è avvenuta solo perché ci troviamo in piena estate, dove la politica, allora, diciamo, quindi, la tra virgolette di palazzo è scansa ormai da un mese, la politica è in ferie. E quindi sui giornali a volte uscivano articoli. No, ma Berlusconi andava in vacanza solo oggi. E solo oggi. Dai Luca, sono preso il regime dovunque. Ma esatto. E comunque a volte sui giornali apparivano, adesso, articoli, quanto è bello mangiare la frisella con il pomodoro d'estate. Certo. E quindi... Le mutande di contenimento per i cani, delle cose. Esatto, e quindi magari... Siamo alla stregua di questi argomenti elevatissimi di attenzione. Speriamo che, per esempio, dal lavoro che abbiamo fatto tutti insieme, questo bel gruppo che ha lavorato insieme in questi giorni, come ormai da molto tempo, insomma, riusciremo comunque a approfondire le visite, come ha detto Luca, insomma, a migliorare anche il ritmo, perché il problema è veramente drammatico. Noi non avremo oggi la possibilità di parlare di come è andata a livello nazionale. Io vorrei dire solo questo: parlare di emergenza, di dramma, e anche a reti unificate, anche su tutti i giornali locali, eccetera, eccetera, non aiuta la risoluzione del problema. È una delle emergenze con le quali viene governato il paese ormai da decenni, se non da sempre, come abbiamo denunciato, come denuncia Marco, il moltiplicarsi delle emergenze dei vari commissari a tutto in Italia. E quindi no, ci sono delle proposte politiche che vengono fatte, per esempio la lotta che ha fatto Rita Bernardini quest'anno con i suoi digiuni per proporre un pacchetto di norme che migliorassero la vita dei carcerati, tutto il meccanismo giudiziario. Anche e soprattutto perché ricordiamo che l'Italia è il paese dove si danno meno misure alternative. Quindi ci sarebbe, analizzare i numeri delle carceri è semplicissimo, tot numero di tossicodipendenti, tot numero di stranieri, cioè i problemi delle carceri a livello nazionale li conosciamo. Noi abbiamo adesso descritto quello che poi è diciamo il precipitato di tutta una regolamentazione, di uno Stato, di un regime, eccetera, eccetera, con storie veramente molto
veramente, insomma, noi abbiamo riso a volte, io per esempio, cioè mi veniva, ma perché appunto, perciò questo spiega pure perché non voglio entrare in un carcere, perché io sentite situazioni così drammatiche come quelle per esempio che ci ha raccontato Luca, effettivamente non si può restare, diciamo, queste sono cose che urlano alla tua mente, al tuo cuore, eccetera, eccetera. Quindi insomma, io direi che adesso velocemente, due minuti prima che chiudi, magari Roberto sforiamo, recuperiamo, come dice Marco, sforato di 4 minuti, recuperare, tu non mi hai detto che mancava un'ora, quando mancava cosa, allora io solo un minuto, c'è Luigi, c'è ancora Roberto Granesi, io mi alzo proprio. Poi no, volevo dire che in chiusura, dopo che finisce questa diretta, rimandiamo in onda il bellissimo video che avete girato e che Roberto Granesi ha montato, quindi lo rimandiamo in onda. Va bene. Ok. No, volevo solo dire che qui nel Casertano, per entrare nelle carceri, abbiamo dovuto chiamare un consigliere regionale di Salerno, dell'Italia dei Valori, Dario Barbirotti, grazie al contatto con Donato Salzano. Perché qui i consiglieri regionali di Caserta, provinciali e comunali non si sono fatti né sentire né vedere, quindi anche il regime arriva fino a livello comunale, impedendo poi anche sia a noi o associazioni come Antigone di poter visitare i carceri durante tutto il resto dell'anno. Se non era per il consigliere regionale di Salerno non saremmo potuti entrare. E poi vediamo che poi dentro nelle carceri ci sono anche problemi di immigrati irregolari, che hanno famiglia, lavoravano in nero e adesso rischiano di essere espulsi, e tutti i problemi di questo tipo, che anche le associazioni che si occupano di immigrati per esempio non possono entrare. Quindi dobbiamo tra virgolette ringraziare quei pochi giornalisti locali che con pesanti pressioni, tranne qualcuno, hanno pubblicato qualcosa, ma la situazione, come diceva Claudia in chat, a livello nazionale è davvero terribile, perché vanno in onda delle cose assurde invece di parlare di problemi seri che poi si ripercuotono anche all'esterno, perché poi quando scoppiano le rivolte in carcere e poi magari va a finire come in Argentina, in Brasile, con i sequestri di persona, il problema è iniziato qui da queste condizioni anticostituzionali che pesano sui carcerari, di cui ricordiamo quasi la metà poi si scopre che sono innocenti. Certo. Quindi i nostri cittadini innocenti, di fatto torturati o rinchiusi come in delle gabbie, e poi dopo il peggio prima o poi è inevitabile. Certo. A chi passi la parola, Gianroberto? Luigi, sono Luca. No, volevo salutare soltanto ricordando che questa è la seconda diretta che facciamo insieme ai compagni napoletani. Con interventi anche con Michele Minieri, che è venuto via Skype. Ultimamente si sta creando quella organizzazione, quella collaborazione che abbiamo cercato da tanto tempo, ed è utile che continui questa collaborazione, perché noi abbiamo il dovere, in quanto radicali presenti qui in Campania, di organizzarci e compiere le nostre lotte radicali in completa collaborazione. Mi sembra speriamo... una prospettiva, Luca, spero che la TV Radicale possa servire anche a questo. Ma guarda, già è venuto grazie a TV Radicale, già è venuto grazie a TV Radicale, domenica scorsa con la Nagra di Eletti, oggi per il Ferragosto in carcere, domenica prossima magari con un'altra diretta. Luigi ha avuto un'ottima idea, per esempio quando ricordare, fare una diretta da Casal di Principe, ma perché no? Andare proprio lì in piazza Casal di Principe con le difficoltà che esistono in quel comune, e dimostrare ai cittadini campani delle province di Caserta, Napoli, Benevento, Salerno e Avellino che i radicali esistono in Campania. È un dovere che abbiamo tutti quanti noi di compiere le nostre battaglie in completa e totale collaborazione. Saluto a tutti, ciao Roberto. Ciao Luca, un abbraccio anche a te. Luigi. Allora, io solo un minuto, brevissimo, per ribadire quello che ho sempre sostenuto dall'inizio, da quando ho preso la carica di cosegretario dell'Associazione della Grande Napoli. Cosegretario, è logico. E dicevo appunto che bisognava unire le forze, le associazioni si devono federare. Quindi io faccio i complimenti a Salerno, che ha fatto un ottimo lavoro, Minieri su Avellino,
Bove con l'associazione Trasparenza e Legalità e Furgiuele, che davvero ha lavorato tantissimo su questa cosa, e con lui anche insomma si è avuta la possibilità di poter entrare nel carcere di Secondigliano. Quindi io dico che questa è solo, diciamo, un'iniziativa, ma credo che ce ne saranno altre che riguardano, diciamo, altri problemi, no, del nostro paese, che sono poi quelli fondamentali dal punto di vista proprio del poi funzionamento della mala giustizia. La meritocrazia è proprio ormai, diciamo, si è insinuata bene in tutti i comuni. La partitocrazia deve essere sconfitta con il sistema uninominale. Dobbiamo muoverci noi come associazioni per creare qualcosa, inventarci qualcosa, stare in mezzo alla gente, perché la gente è con noi. Non dimentichiamolo il referendum del 93, e vedo che c'è anche una parte politica che vuole arrivare a questa riforma. Questa deve essere, diciamo, la nostra prossima battaglia che dovremo intraprendere già dal mese, diciamo, di settembre, già da subito, rilanciare questa. Sì. Questo volevo dire, e salutare tutti quanti per questa diretta, e augurarci di poter continuare a lottare sempre contro tutti i poteri. Segretario, scusami, c'è Francesco Tramontano che ti deve richiamare un attimo all'ordine, lo facciamo intervenire subito. Il presidente dice che forse è indicato qualcosa. Volevo dire che da settembre usciremo quei tavoli di nuovo. Ecco, ministro, no, presidente, ma c'è stato molto caro. Mamma mia. Francesco Sobetano, sì. Ecco, c'era, si è visto. Sei ancora? Sì. Non è vero. No, io volevo sottolineare una cosa, che ringraziarvi per i complimenti a TV Radicale, che in realtà li fate a voi stessi, perché veramente il documento che avete, audio video che avete preparato in occasione della durata di un'ora, quindi io so quanto è difficile montare un video per selezionare le parti, montarlo, eccetera. Quindi siete stati veramente bravi, è stato bravo Roberto Grenese, è stato bravo chi ha fatto le riprese, eccetera. Però volevo sottolineare che sta crescendo TV Radicale, in quanto, come abbiamo già detto altre volte in altri collegamenti, si sta ampliando, si amplierà la rete della conduzione e regia. Quindi per questo motivo abbiamo già detto, direi che possiamo confermarlo, vero Roberto, che domenica prossima la staffetta vedrà anche impegnata Napoli, oltre che Caserta, nella regia conduzione. Sicuramente sì, su questo, diciamo, garantiremo. 10 mega in upstream a casa, maledetto, quindi praticamente ti puoi permettere benissimo la mia faccia, ma cosa. Comunque, no, Roberto, dire in conclusione di questa giornata. In conclusione, io prima di salutarti volevo dire due cosine al volo, diciamo. Per quanto riguarda la questione della stampa locale e tutto quel casino simpatico lì, però bisognerebbe un attimino leggersi gli articoli, no? Perché se vai a vedere effettivamente sulla stampa locale cosa c'è, cioè, quello che tira la stampa locale è che il deputato, il consigliere regionale del PDL o del PD è andato in carcere, dei radicali ci stanno perché hanno fatto la cosa, ma lo spazio sul giornale non è lo spazio nostro, non è per il Ferragusso, è perché c'è qualcuno che fa parte della partitocrazia e quindi fa in modo che si muovano determinate le leve del giornalismo, che fa parte del regime. Quindi fondamentalmente noi usciamo attraverso, ancora una volta, un appoggio di altri partiti da rilevare. Poi un'altra cosa, vabbè, diciamo, ci siamo organizzati abbastanza bene in questi giorni, comunque abbiamo lavorato molto e siamo riusciti a portare delle testimonianze, diciamo, che magari rimarranno se non altro per un po' di tempo, in modo che qualcuno si potrà ricordare di quella che è la situazione dei carcerati italiani, e questo non è male, anche tutto,
tutte le difficoltà che abbiamo avuto sia a livello organizzativo, di contatti. Poi tu sai che a Napoli è un po' complicata la cosa, perché poi le notizie fanno dei giri strani, non si capisce perché una cosa che normalmente dovrebbe circolare come informazione all'interno magari della nostra associazione passa attraverso Fuggiuello e non arriva direttamente. Tutta una serie di cose che ormai stiamo cercando di superare, diciamo, con Gandian, Resistenza Radicale. Comunque sì, io ti saluto e ti voglio tanto bene, lo sai. Grande Roberto. Rodolfo, dai, fai tu la chiusura finale. Hai fatto l'anchorman, da perfetto anchorman. Chiude Rodolfo Vigliani, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, nonché già segretario dell'Associazione per la Grande Napoli. Voglio ricordare lo straordinario anno 2009 dell'Associazione per la Grande Napoli, con la segreteria di Rodolfo Vigliani, uguale all'importante segreteria portata avanti da Luigi Mazzotta come co-segretario, unitamente a Gennaro Romano. Vai Rodolfo. Guarda, veramente pochi minuti, anzi velocissimo. Anche io sono veramente felice per queste giornate che abbiamo vissuto insieme. Non è il primo Ferragosto, anzi ormai sono diversi quelli che siamo stati impegnati in battaglie radicali, a volte a distribuire i soldi del finanziamento pubblico, altre volte per altre manifestazioni, molto spesso per le carceri. E l'abbiamo fatto con tanti compagni, ma questa volta, ancora una volta, diciamo, sento che c'è un grande feeling tra i compagni, perché in queste città, certo, il colpo magari delle regionali è stato duro per tutti noi, anche e soprattutto la speranza che la Bonino potesse essere governatore del Lazio, però insomma non ci siamo arresi, l'associazione di Casetto non si è arresa, a Salerno si è lavorato molto, a Napoli anche, e quindi adesso credo che sia il momento di continuare questa collaborazione che stiamo portando avanti, che in questa fase, con questa iniziativa Ferragosto in Caccia 2010 ha prodotto ottimi risultati. E quindi niente, volevo chiudere con questo, continueremo a lavorare, spero che ci siano, appunto, questo diventi un appuntamento fisso per tenere una luce sulle battaglie che facciamo nelle nostre città, qui in Campania. E volevo chiudere dicendo, appunto, concordo in pieno con l'analisi sui media e politica che ci ha fatto Roberto Granese. Infatti il nostro gruppo, che appunto così bene ha lavorato, sempre il nostro presidente Francesco Tramontano mi ha detto: eccola qua, abbiamo anche noi la nostra fotografia sull'unità, chiudiamo così. Io non so se fate scannerizzatele e pubblicatela su tvradicale.it. delle foto che insomma si vede una piccola, questa è la foto che ci hanno visto, perché non avevamo i cartelli, non avevamo le bandiere, potevano uscire tante altre, c'è quella di Cosentino e diciamo, si vede bene ancora. Rodolfo, falla vedere, non so come alza un po', ah ecco, adesso insomma, si vede. Sì, l'ho visto. C'è voluto un spinto per permettere a membri del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, segretari di associazione, eccetera, eccetera, per avere una foto sul giornale, però senza cartelli, solo con una piccola bandiera gialla dietro, con una rosellina. Ecco, da questo magari partiamo come gruppo e vi salutiamo. Ci vediamo presto. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Salutiamo tutti i compagni che sono, ricordiamolo, riuniti nella sede dell'associazione dei radicali di Caserta, l'associazione Legalità e Trasparenza, e anche la cellula Cascione di Caserta. Salutiamo già Roberto, salutiamo Luigi, salutiamo Luca, salutiamo Francesco Tarantino, giusto? Se non so sbagliato. Ciao. Vieni qua Francesco, fatti vedere pure tu. Francesco, ciao Francesco, salutiamo Rodolfo e salutiamo Roberto, un saluto a tutti voi, veramente ritorniamo in studio. E come promesso chiudiamo questo collegamento per mandare in onda il bellissimo video girato proprio dai compagni di Napoli e di Caserta,
che si riferisce alle visite ispettive compiute nei giorni passati. Io vi lascio la visione di questo video e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di TV Radicale, che avverrà lunedì, domenica prossima. Questa volta trasmetteremo da Roma, ma non solo da Roma, ma trasmetteremo anche da Pesaro, trasmetteremo in diretta da Cosenza, trasmetteremo in diretta da Napoli, trasmetteremo in diretta da Caserta e anche da altre città. Ciò detto, come promesso, vi mando in onda il bellissimo video montato, voglio ricordarlo, da Roberto Granese.